Siamo in Piazza Bodoni, alle mie spalle c'è il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, siamo a meno un grado e dobbiamo entrare per assistere al memoriale di Sergio Ramella. Vogliamo andare? Chiediamo chi c'è e chi non c'è. Chi? Il giornalista che presenta. E adesso vado a cercarlo. Che presenta. Sono ancora fuori. Ah, sono ancora sono fuori. Fuori arriva. Ah, ok. Beh, sono contento. Allora, caro Daniele. Buonasera, caro amico, buonasera. Quanto tempo? Mamma mia, la vita è l'arte dell'incontro e noi ci rincontriamo dopo tantissimo tempo. Eh beh, l'importante è che ci riconosciamo. Questo è fondamentale, ragazzi. Okay. Ti chiedo una cosa, cosa ci fai qua? Cosa ci faccio qua? La telefonata di Tos, caro amico, è arrivata 2 giorni dopo una mia chiacchierata con dei giovani studenti universitari ai quali parlavo di Sergio Ramella. Io a Sergio devo il mio amore per il jazz. Se non avessi mai incontrato Sergio Ramella, probabilmente non sarei diventato un buon amico di Furio Di Castri, con il quale poi ho avuto il piacere di collaborare, ma a prescindere, la grande amicizia con Flavio Boltro, con Ponissi, con tutta quella generazione, certo. No? Quella prima generazione, si può dire, non è la prima, ma la prima generazione degli anni Ottanta. E quindi quando Sergio Tos mi ha telefonato, mi ha detto, senti, verresti ad arredare il silenzio con Marco Basso, gli ho detto molto molto volentieri, un'occasione per ritrovare un sacco di vecchi amici. C'è una frase che ho sentito dire tanto tempo fa, finché la voce ricorderà il nome di chi non c'è più, quella persona sarà viva. E io spero vivamente che il nome di Sergio Ramella possa continuare a essere ricordato nei secoli a venire, perché ha fatto la storia del jazz. Una cosa che va ricordata di Sergio, che molti non sanno, è che quell'enorme omone, quel sergione, voleva portare la musica nelle scuole, perché la musica deve toccare l'anima fin da quando si è piccolini. Per cui io so di ho degli aneddoti, ce ne sarebbero centinaia, uno. Ma ce n'è uno in particolare. Il pianoforte di Mondini credo che abbia fatto il giro di molte scuole, adesso si chiamano primarie, secondarie e di molti licei. Viaggiava su un furgone, e c'è stato anche Flavio, il dizzino dei tempi, che raggiungeva le scuole, poi con la tromba, eccetera, eccetera. E praticamente questo furgone veniva trasportato in giro nelle scuole, arrivava la batteria, veniva montata la batteria e i musicisti disponibili raccontavano del jazz ai ragazzi nelle scuole. Questo potrebbe essere un meraviglioso gioco progettuale che potrebbe essere ripreso in maniera più organica, in maniera più, virgolette, ficcante. E con questo, Daniele Giordano e Daniele Luca, ci salutiamo e siamo pronti per assistere al memoriale di Sergio Ramella. Sono con Marco Basso, qui sempre al Conservatorio, per il memoriale Sergio Ramella. Che cosa ci può dire?
Allora, io devo molto a Sergio Ramella perché ho incominciato a seguire in modo, direi, professionale il jazz grazie all'entusiasmo che ho percepito nei concerti che produceva. Io iniziai proprio in quel periodo a trasmettere in radio, erano nate le radio private, ho incominciato a fare radio dal 1976 al GRP e da allora poi nelle varie radio con cui ho collaborato, la RAI, quando sono stato in RAI dall'83 al 1997, per non parlare poi dei giornali che adesso scrivo sulla stampa per il jazz, ho sempre seguito tutte le cose che ha fatto Sergio. E sono stato anche molto felice che mi abbia coinvolto quando fece l'Ivrea Jazz Festival, perché durante il festival io andavo nelle scuole medie, scuole elementari, a raccontare con dei musicisti cosa fosse la musica jazz, per provare un po' a avviarli a un ascolto di una musica veramente molto bella e molto democratica. Come mai non si riesce a farlo decollare a Torino? Come ha detto giustamente lei, i tempi sono molto differenti, cioè è cambiato tutto rispetto a quello che sono stati gli anni 70, in particolare gli anni 80 e anche un po' i 90, cioè manca una partecipazione innanzitutto del pubblico cosciente come era in quegli anni là, dove i giovani si identificavano anche nel jazz, perché il jazz era un po' una caratteristica di impegno sociale o comunque di appoggiare determinate lotte giovanili piuttosto che diritti che c'erano e che i giovani sentivano necessità. E poi c'erano le radio private, c'erano i giornali musicali. Oggi tutto questo sottobosco fondamentale per la promozione, per la divulgazione non c'è più. Ci sono ancora le radio, certamente, ma se ascoltate non si fa più divulgazione musicale, si racconta com'è il tempo, cosa succede oggi, cosa si fa domani, ma tutte banalità e la musica è un sottofondo, purtroppo. Attualmente che cosa fai? Beh, oggi commemoriamo una figura gigantesca del jazz torinese che è stato Sergio Ramella, attraverso l'azione della ICS e per la sua grande passione per il jazz, è stato il jazz promoter più importante piemontese, uno fra dei più importanti in Europa, per aver portato qui prima i grandi del jazz. Grazie alla sua azione abbiamo potuto ascoltare Miles Davis, Dexter Gordon, Sarah Vaughan, Pat Metheny, eccetera, eccetera, a decine di questi concerti di levatura internazionale, ha drenato su Torino risorse di grandi sponsor internazionali che hanno investito sulla città. Questa è una cosa non da tutti, diversa dallo scegliere un bel programma, ma dal costruire proprio una struttura, e devo dire che ha fatto un po' da tramite anche a molti di noi, creando delle occasioni straordinarie anche per i giovani. Allora lo ero, negli anni 80, con i palinsesti di jazz per la città, jazz per Torino, che era un'attività che si svolgeva tra teatri e club, più tardi ai Giardini Reali, eccetera. In tutte queste manifestazioni ha coinvolto molto spesso molti di noi. Io ho avuto il piacere, per esempio, non avevo la patente, quindi non so, 17 anni, ad aprire un concerto per i Caumbesi Alumni, quindi tutti i grandi solisti dell'orchestra di Caumbesi al Parco della Pellerina, preceduti da una formazione nostrana che si chiamava Kansas Cheat, diretta da Renato Germonio, nella quale suonavo e ho potuto toccare alcuni dei campioni che avevo sentito soltanto sui dischi, e non soltanto, e ho suonato prima di loro, con un pubblico che era loro, di fatto di centinaia e centinaia di persone all'aperto d'estate. Sabato io non lo organizzo ma partecipo, ci sarà una alternanza di musicisti che hanno
conosciuto Sergio Ramella e che sono stati invitati ai suoi festival, si trasformerà in una grande kermesse di jazz, credo molto divertente, perché ogni paio di pezzi qualcosa ci saranno dei cambi di scena, cambi di palco. Io porterò l'estratto di due produzioni che ho appena concluso. Uno è il mio quartetto Diego Borotti New Quartet con il lavoro Hyperbop, e il lavoro di Monica Fabbrini dal titolo Nika. Sono appena usciti e porteremo un estratto dell'uno e dell'altro disco. Ha aperto il concerto Memorial Sergio Ramella, Cisi, Licastri, Zirilli. Jazz fa parte, dovrebbe far parte della nostra vita quotidiana. Grazie.